c'è un tasso di innovazione del 43,8%, guardate che è una cifra straordinaria, anzi mi ha preso un po' la mano sta cosa dell'innovazione, lo ammetto, ci sono tanti programmi nuovi e anche i programmi che sono confermati, valorizzati, Rai 3 è una rete piena di grandissimi talenti, di gruppi di lavoro fortissimi, vengono valorizzati e cambiati nel linguaggio. Beh, guarda, molto simile a quella che ho presentato oggi, quindi una Real 3 attenta alla realtà, ma contemporanea, cioè con le cose che ci interessano, le presidenziali americane, un racconto delle presidenziali che vadano dalle convention di quest'estate fino all'elezione del presidente, raccontata attraverso le storie degli elettori americani. Noi seguiremo un repubblicano e un democratico italo-americani nel loro mondo, nel loro paese, con i loro elettori, racconteremo l'America. Ecco, questo è uno dei grandissimi temi di quest'autunno. Il tema dei migranti, che è il grande, forse uno dei temi più importanti dei tempi in cui viviamo, lo affronteremo intanto mandando in prima visione Fuoco a Mare su Rai 3, ma costruendo un'intera giornata attorno a questo tema, tutti i volti di rete parteciperanno. Ecco, i temi della contemporaneità, i temi che ci interessano, i temi importanti, Concita De Gregorio con quel programma in cui racconterà la nuova politica, le persone che fanno politica nei consigli comunali, i sindaci, le facce nuove della politica, lei le andrà a cercare là dove sono, nei paesi, nelle piccole città, quello è un racconto, credo, doveroso da fare, perché poi no, saltano fuori personaggi politici nuovi come il sindaco di Roma, il sindaco di Torino, il sindaco di Varese e ci diciamo ma dov'erano? Perché non li vedevamo nei talk show? Andiamoli a cercare. Io voglio raccontare l'Italia vera, voglio vedere tante facce nuove su Rai 3, questo forse è una sintesi di quello che vorrei. È molto, molto interessante, sai? Perché vedi, cioè, nonostante io faccia televisione da 25 anni, ecco, però non avevo mai capito quanto conta il palinsesto, no, no? I conduttori, io lo sono stata per molti anni, sono sempre concentrati giustamente sul loro prodotto in maniera anche a volte ossessiva, che spesso poi è il segreto del successo, il segreto del dettaglio, il segreto del perfezionismo. Però dall'altra parte capisci quanto vale il palinsesto, quanto vale tutto il racconto di squadra, tutto il racconto di rete, il fatto che ci siano voci tanto diverse.